Casotto, visto che ci ha anche anticipato una serie di argomenti, per chiedere se qualcuno di voi brevemente ha qualche domanda da farle. Abbiamo all'incirca 10 minuti e dopodiché riprendiamo con le presentazioni. Immagino ci siano No, non sugli domande. incentivi del bus, no, perché, su questo prego. Un'integrazione con i dati di incidentalità con la polizia municipale o con le forze dell'ordine del territorio per avere sempre dati aggiornati, evitando quindi di sempre tenere in considerazione la realtà del 2012. Ripeto, anche da fare un'opera di filtraggio, perché per gli incidenti sono anche quelli falsi. Sì. Almeno io così ho operato a Palermo. Nel senso non è detenta la polizia municipale è effettivamente andare ad avere dati tra virgolette freschi per ovviamente da mobility manager orientarsi su una prospettiva di mobilità più reale, perché lei sa meglio di me che operare sui dati del 2012 già siamo in perfetta obsolescenza. Sì, Avete giustissimo. pensato a integrare con dei rapporti? Allora, il percorso, premesso io non sono un esperto di sicurezza stradale, ho rubato questa slide dai colleghi del centro. Colpa di chi ti ha martellato, mi ha Io chiesto chiedo queste sempre informazioni, quindi io alla qualcosa di più. domanda ho risposto. Allora, il percorso dei dati, generalmente è Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri e quant'altro fanno confluire questi dati non strutturati all'Istat, che provvede a compilare dei questionari specifici, cioè con un database specifico. Quindi purtroppo ci vuole molto tempo da quando accade l'evento a quando il dato è disponibile in forma strutturata. Ecco perché i dati sono un po' obsoleti, però devo dire che sicuramente i nostri colleghi del centro di compensa statale hanno i dati più freschi. Io ho utilizzato causa diciamo la necessità di portare delle informazioni, ho utilizzato una presentazione precedente, quindi loro stanno già lavorando sui dati più recenti. Comunque sia, come dicevo prima, una volta che vengono identificate delle aree critiche, poi il tema diventa l'oggetto del piano particolare generale del traffico. Cioè, noi adesso dal piano generale del traffico stiamo facendo i piani particolareggiati per ogni singolo municipio. Quando si va nel territorio a studiare le problematiche, il primo ente con cui ci si confronta è la Polizia Municipale, l'ufficio tecnico del municipio. Quindi lì in quel caso l'esperienza della persona, del referente della Polizia Municipale, entra proprio nello specifico, quindi questi sono solo dei dati che ho presentato solo per rappresentare un concetto di diffusione sul territorio, poi nello specifico, senz'altro, giustamente, utilizziamo quei dati. Prego. Sì, c'era, penso, la prima signora. Certo. Siccome per le macchine e per le moto ci vuole una patente, non dico di arrivare alla patente, ma quantomeno fare il ricorso accedendo come faccio al per classico all'interno delle varie Sì, è giustissimo. Io personalmente arriverei addirittura alla targa, cioè in Svizzera, così c'è una correlazione fra comportamento e la persona, però mi sembra corretto. Allora, scusate, eh no, c'era. Sì, no, no, no. Voleva rispondere alla signora? Eh sì, prego, prego. Prego, signora. Pensavo. Sì, prego. Posso chiedere se avete preso in considerazione l'idea? Sì, è stato un Scheggiare in maniera estremamente forte. La bici pedemole, io sono un Ah, sì. utilizzatore, perché di fatto da utilizzatore di bici quei ra problemi rappresentati dalla parte di lunghezza dei percorsi,
dall'altra della sicurezza del rischio furto, altrettanto importante, potrebbe essere risolta abbastanza agevolmente perché le bici pieghevoli oggi l'APAT consente di poterle portare tranquillamente sui mezzi pubblici, anche compresi gli autobus e le metro, e consente una cosa che secondo me è per me fondamentale, che è una riduzione drastica dei tempi di spostamento, addirittura inferiore a quelli di una macchina, perché c'è un'intermodalità doppia: si arriva alla stazione metro con la bici pieghevole, la si ripiega, si arriva a destinazione e si continua a utilizzarla. Questo ridurrebbe molto i tempi di spostamento e quindi e anche lascerebbe alla disponibilità della persona di poter scegliere se fare un tratto più lungo o più corto. Guardi, la ringrazio perché normalmente è il primo tema che evidenzio in questa presentazione, me lo sono dimenticato, però è assolutamente importante quello che lei dice, tant'è vero che sono stati recentemente premiati i primi concorrenti del progetto PAS e l'abbiamo premiati con 20 biciclette pieghevoli. Noi stessi come Roma Servizi siamo per attivare un servizio di bike sharing aziendale. Noi abbiamo due sedi, spesso ci spostiamo verso il dipartimento con bici pieghevoli e la bici pieghevole è senz'altro, sono pienamente convinto anch'io, la soluzione di parecchie esigenze di spostamento, proprio perché è uno strumento che può essere agevolmente trasportato nei mezzi pubblici, quindi la ringrazio perché è il supporto che si va ad aggiungere a quella rete che vi ho fatto vedere, anzi forse è più efficace quella della bicicletta pieghevole. In realtà ne esistono di diversi modelli. Noi stiamo valutando un tema, però purtroppo ci sono sempre aspetti legali che vanno compresi. Vorremmo fare una finestra sul nostro portale di aziende che forniscono alle aziende con mobility manager dei prodotti di mobilità sostenibile in forma scontata. Ne abbiamo già diverse che ci hanno fatto delle richieste, per esempio la bicicletta, io non me ne intendo, la bicicletta del progetto PAS, una bicicletta leggera in alluminio che normalmente costa sui 500 euro, forse ce la potrebbero vendere ad un prezzo con uno sconto enorme, parliamo del 35%, e grazie al fatto che noi rappresentiamo un gruppo d'acquisto importante. Questo è un concetto che cerchiamo di sottolineare più volte. Dobbiamo però capire quale può essere il modo per pubblicizzare queste iniziative senza favorire, cioè chiaramente c'è un problema di concorrenza, insomma, il nostro portale è un'azienda pubblica, quindi non possiamo essere così semplicistici, quindi dobbiamo analizzare bene la questione. Dopo di ciò trovare anche un meccanismo, perché che significa azienda mobile manager, potremmo mettere in piedi è lo stesso meccanismo utilizzato per lo sconto car sharing, quindi il mobile manager firma un modulino e noi lo validiamo e quindi poi solo quella persona gode di quello sconto, perché deve essere uno sconto certificato. Però ecco, stiamo lavorando su questo, io non vi ho anticipato questo concetto perché deve essere ancora valutato bene dal nostro ufficio legale. Giusto, sì. Mi permetto così un suggerimento, sì. Piuttosto che incentivare l'acquisto, che non vuol dire necessariamente uso, perché magari una persona attratta dallo sconto acquista, prende questo. Ma invece potrebbe essere un'idea, questa, visto che abbiamo adesso delle app, diciamo, tu utilizzatore acquista questa bicicletta e la paghi, ma in base all'utilizzo che ne fai, il numero dei chilometri, ricevi gradualmente un rimborso, e quindi questo sarebbe un incentivo ulteriore a arrivare quasi alla gratuità per chi è un utilizzatore. Potrebbe essere un'idea. L'idea sarebbe molto interessante e la sto prendendo in considerazione quando arriveranno dei fondi a sostegno. Invece io ragionavo su un'iniziativa a costo zero per l'amministrazione, cioè dove è il proponente che davanti a un grande mercato fa uno sconto eccezionale, e quindi io ormai ragiono solo così, cioè cerco di proporre delle iniziative che non impattano ovviamente sull'amministrazione, ma creano delle relazioni di mercato grazie ad opportunità e informazioni. Cioè, banalmente quella cosa che dicevo, l'opportunità dell'alternanza scuola-lavoro, grazie a noi che abbiamo visibilità del mondo del mobile management, del mobile management scolastico, facciamo inserire con le scuole, riusciamo a creare questo ponte
senza particolari impegni, così come altre iniziative. Insomma. Vorrei anche precisare che la Settimana Europea della Mobilità ha un tema centrato sulla Smart Mobility Strong Economy. Quindi mette in luce un aspetto del rapporto della mobilità sostenibile con lo sviluppo economico, e quindi bisogna almeno cominciare ad affrontarlo il problema e a cercare di risolverlo. Non so se c'è qualche d'un altro, signore, io lo volevo. Un ultimo intervento. La fenomenologia dell'incidentalità tra ciclisti e automobili, che spesso è dovuta appunto ai pirati della strada e non tanto a comportamenti che magari sbagliati hanno anche i ciclisti. Però noi abbiamo oggettivamente un fatto di cronaca recente: un ciclista è morto proprio sulla media e la colpa era dell'automobilista. Quindi adesso andare a dichiarare ci vuole addirittura la targa per il ciclista eccetera, secondo me sfugge la comprensione della reale dinamica dell'incidentalità sulle strade, che soprattutto è ai danni dei ciclisti e spesso anche dei pedoni, che hanno il solo torto magari di attraversare la strada e vengono travolti spesso anche sulle strisce pedonali. Quindi io vorrei che ci fosse comprensione di questo fenomeno. Ricordo, siccome io sono anche membro aggiunto della Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, un'entità diciamo istituita con delibera comunale ma mai realmente attivata, ricordo anche che è in corso un piano 2012-2020 per la sicurezza stradale, c'è un centro di competenza sulla sicurezza stradale proprio all'Agenzia della Mobilità, e quindi siccome nell'intenzione di questo programma Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, di cui io faccio parte, e centro di competenza sicurezza stradale dobbiamo collaborare per ridurre il fenomeno degli incidenti sulle strade, e questo non accade, perché Roma ha un dato che rispetto ad altre capitali europee come Parigi, Londra, è più del doppio di vittime della strada. E tra l'altro una statistica in cui per Roma abbiamo un dato più o meno uniforme nel corso degli anni, si riducono le vittime di chi sta dentro l'abitacolo dell'automobile, perché le automobili sono sempre più sicure, sono come dire dei SUV, quasi dei mezzi corazzati, e invece aumenta la vittima di chi sta all'esterno dell'abitacolo, cioè pedoni e ciclisti. Quindi su questo c'è veramente un discorso da fare assieme con le associazioni impegnate sul tema. Io rinnovo anche l'invito, lo feci quando venni in agenzia per preparare l'ICC 2016 con l'ingegnere Puschiotto. Noi membri aggiunti della Consulta Cittadina siamo disponibili comunque a collaborare a titolo gratuito con il centro di competenze sulla sicurezza stradale, perché il fenomeno di incidentalità va compreso bene e va affrontato. E tra l'altro, essendo anche finanziato questo programma dalla Regione Lazio, comunque c'è una spesa e non ci sono risultati, quindi sarebbe necessario che insomma non ci si privasse della competenza di chi dal lato delle associazioni sta cercando di contribuire a ridurre il numero delle vittime sulla strada. Ricorderò questa esigenza, questa comunicazione scritta in agenzia. Grazie. Prego, cioè, se si abbia... Un'ultima domanda velocemente perché dovremmo andare avanti con il programma. Posso chiedere, sempre legati al collegato ambientale, come si sta ragionando nell'ambito del Comune di Roma sul tema dei buoni mobilità? Cioè come, che tipo di forma, che tipo di assetto decidono di dare, stanno decidendo di dare a questi buoni mobilità? Per esempio buoni per l'acquisto di biciclette pieghevoli, oppure per l'acquisto di alcuni servizi nell'ambito della sostenibilità ambientale, diciamo, nel Comune di Roma. Che tipo di azioni si stanno facendo? Perché diciamo, è interessante anche capire poi come le aziende possono aderire a questi buoni mobilità. Chiaramente è un tema che su quale l'amministrazione ha cominciato a riflettere, però immagino dobbiamo attendere la conclusione delle consultazioni amministrative per capire poi quale sarà il nuovo orientamento, ormai ci siamo, quindi credo che in questo momento c'è una fase di riflessione, dobbiamo aspettare un paio di mesi per capire poi come sarà qual sarà l'indirizzo sulla materia, perché
diciamo, certe decisioni straordinarie che suppongo che rientrino in una linea di indirizzo che potrà essere data solo dal nuovo sindaco, immagino. No, noi abbiamo, cioè, le idee sono quelle definite nel piano generale, però poi sulla parte attuativa ovviamente la competenza è dell'amministrazione, quindi attendiamo, cioè, occorre attendere una linea specifica che nascerà dal nuovo gruppo amministrativo, insomma, quando sarà a brevissimo, no? Sì, velocemente. Però mi sembra che abbia dato l'accento più che altro su quelli che potrebbero essere i passaggi in auto. Se deve essere fatta una gerarchia della mobilità scolastica alternativa, metterei l'accento prima sul piedibus, che esiste ormai da 20 anni, poi sul bike to school, e ne parlo, sono una mamma del bike to school, e poi per ultimo i passaggi. E per i genitori in realtà la cosa che risulta più comoda è senz'altro il piedibus, perché lì c'è anche un sistema di accompagnamento che è sua con il genitore di arrivare fino a scuola. Sì, sì, certo. Non mi sono andato perché sarei andato fuori tema, ma è assolutamente di... sono tre linee, quindi i piedi sono paritetiche, però per noi, non è che... di... sì, sì, certo. Anche per l'esperienza del bambino e per la salute. Sì, 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 assolutamente. No, guardi, solo visto che mi ha sollecitato la questione, noi ci siamo immaginati che per la settimana europea della mobilità le scuole che partecipano all'iniziativa facciano un evento in cui il dirigente scolastico, un rappresentante del municipio, della polizia municipale, facciano simbolicamente il percorso dal punto di aggregazione più vicino alla scuola, a una distanza pedonale, fino alla scuola, dove le lezioni cominciano simbolicamente nella piazza vicina alla scuola, proprio per dare un segnale, perché il tema fondamentale di questa iniziativa è che l'indirizzo deve nascere dalla dirigenza scolastica, non deve essere percepito come un'iniziativa del singolo professore o di un gruppo di ragazzi, perché la numerosità è fondamentale. Lo dico solo per evidenziare l'esperienza, per esempio, del Plaudo, che ha fatto partire il Plaudo Mobile, quindi una sorta di carpooling autogestito che è sostanzialmente fallito perché era soltanto riferito ad una classe. Invece quando parliamo di grandi numeri della scuola, cioè un istituto comprensivo, ho imparato che conta più di 900 ragazzi. 900 ragazzi sono una quantità enorme, quindi quando andiamo a spalmare sul territorio le microzone, sia per fare un ragionamento di piedi pool che di bike pooling o di carpooling, diventano numericamente significative e rendono fattibile l'aggregazione. Se sono dei ragazzi non si mettono mai d'accordo, ma se è un gruppo di 20, questi 20 fanno magari l'evento a scuola, si fanno l'aperitivo con i genitori, si conoscono, si stimano a vicenda, fanno il gruppetto su WhatsApp, si autogestiscono e finito il nostro lavoro. Cioè noi vorremmo cercare di far partire. Prego. No, ah sì. Ok. Basta, se non ci sono altre domande, io continuerei con le presentazioni. Doveva essere